Si allungano i tempi del processo di primo grado alle due persone accusate di aver ucciso Maria Di Vicaro e la sua badante Maria Strafile. Furono ammazzate a casa della prima 4 anni fa. Imputati la cognata e il nipote della Di Vicaro. In un primo tempo è stato indagato anche suo fratello, ma è morto 1 anno dopo il delitto. Martedì scorso erano in programma le arringhe dei difensori, ma a sorpresa è stata decisa una nuova ispezione del GUP nella palazzina in cui sono state ammazzate. Andiamo per gradi però e innanzitutto ricostruiamo questo delitto. March 2012. Poco dopo le 7:30, Maria Strafile si reca come ogni giorno in via Brescia 2, a casa di Maria Di Vicaro. Quest'ultima è da tempo allettata e non è in grado di occuparsi della casa e della sua igiene personale. Maria Strafile non è propriamente una badante, ma un'amica che si presta a darle una mano in cambio di un aiuto economico. Maria Di Vicaro non ha problemi di soldi, tutt'altro. La sua è una famiglia molto ricca. Suo padre faceva l'agricoltore, ma aveva tante altre proprietà fra case e terreni. Aveva anche molti soldi investiti qua e là. Insomma, la donna poteva permettersi di pagare una persona che andasse ad accudirla quotidianamente. Ma torniamo al 15 marzo di 4 anni fa. Maria Strafile ha le chiavi di casa, entra quindi senza suonare. Non si accorge però che dietro di lei ci sono due persone. L'aggrediscono, sono un uomo e una donna. Lei la colpisce con una padella, lui la strangola e poi la soffoca con un fazzoletto. Nel frattempo la donna entra nella stanza dove si trova Maria Di Vicaro, la fa sedere sul letto e colpisce anche lei con la padella, infine la strangola e la soffoca. Stessa morte per le due amiche. I due assassini a questo punto escono di casa portando con sé le chiavi dell'appartamento. Avviene tutto in brevissimo tempo, ma ci vorranno circa 8 ore per scoprire il duplice omicidio. All'ora di pranzo, una delle figlie di Maria Strafile cerca ripetutamente di mettersi in contatto con la madre, che però non risponde al telefono. Dopo le 15 chiama dunque il fratello, che abita nella palazzina attigua a quella di Maria Di Vicaro, ed ha anche le chiavi di casa. Lui manda sua moglie a controllare, ed è lei ad accorgersi che dietro la porta, chiusa con due mandate, c'è un corpo disteso per terra. Chiede dunque aiuto a suo marito, che si precipita e scopre che ad impedire l'apertura della porta è il cadavere di sua madre. In camera da letto trova invece il corpo senza vita di Maria Di Vicaro. In pochi istanti l'edificio si riempie di vicini e curiosi. Arriva anche il 118 e infine i carabinieri. Le indagini prendono subito una strada ben precisa. Sono proprio vicini a mettere gli investigatori sulle tracce dei presunti assassini. Si tratta della famiglia di Michele Di Vicaro, il fratello di Maria, che abita al secondo piano della palazzina. La gente sa dei dissapori e delle continue litigate fra i due fratelli a causa dell'eredità del padre. Maria accusava Michele di distrarre alcune somme alle dovute e per questo aveva chiesto che il tribunale di Trani dividesse la loro eredità. Non solo. Essendo completamente sola e non avendo quindi eredi, né discendenti né ascendenti, voleva redigere un testamento per evitare che dopo la sua morte i suoi beni andassero comunque a suo fratello. Sembra che la minaccia sia stata più volte esternata da Maria davanti a più persone ed è questo quindi ciò che secondo il PM Mirella Conticelli, titolare delle indagini, la famiglia di Michele Di Vicaro voleva evitare. Tanto più in considerazione del fatto che all'uomo restava poco da vivere. A seguito di un intervento cardiaco, infatti, gli era stato diagnosticato un mieloma e un breve periodo di vita. Per il magistrato inquirente, Michele Di Vicaro ha avuto un ruolo centrale nella vicenda. Il momento dunque c'è ed è confermato da più testimoni. Quello che manca sono le prove. Anche a causa della contaminazione provocata dalla presenza di numerose persone sulla scena del crimine prima dell'arrivo dei carabinieri, non sono state trovate tracce utili, né tantomeno la padella con cui sono state colpite le due donne. A supporto delle indagini, neanche le intercettazioni. Una strada dunque tutta in salita per il PM e complicata anche da un processo anomalo, cominciato come una normalissima udienza preliminare,
e che solo dopo mesi si è trasformato in un rito abbreviato. Sono trascorsi 2 anni dall'inizio dell'udienza preliminare. Nel frattempo i legali di parte hanno potuto acquisire nuovo materiale, tra il quale c'è una polizza assicurativa ritenuta una prova a discapito dei presunti assassini. Alcuni mesi dopo il delitto, il 20 giugno, il PM torna nella casa di Via Brescia alla ricerca di elementi utili alle indagini. Trova soltanto una polizza vita stipulata dalla di Viccaro in favore di un cugino. Non era nuova la donna alla stipula di questo genere di polizze. Prima della rottura con il fratello le intestava a lui, le ultime volte invece le ha intestate a quest'altro parente, con cui aveva un ottimo rapporto e a cui spesso affidava i suoi soldi per investimenti di vario genere. Insomma, nulla di significativo secondo gli investigatori, che dunque decidono di non sequestrarla. E invece gli avvocati Tullio Bertolino e Gian Gregorio De Pascalis, prima ancora di richiedere il rito abbreviato e quindi di cristallizzare gli elementi in mano al GIP, hanno chiesto che fosse acquisita agli atti. Il giudice Angela Schiralli ha accolto la richiesta. Solo dopo i difensori di Damiano Di Viccaro e Grazia Fiore, figlio e moglie di Michele Di Viccaro, nel frattempo deceduto, hanno chiesto il rito abbreviato. Fra il 2014 e il 2015 si sono svolte 5 udienze, l'ultima l'8 marzo scorso, con la requisitoria del PM, che in oltre 3 ore ha ricostruito tutta la vicenda, tutti gli atti di indagine e tutti gli indizi a carico dei 2 imputati. Maria Di Viccaro, ha ribadito il PM, fu uccisa per far sparire il testamento, se è vero che l'aveva redatto, e sperando che l'avesse fatto in forma olografa, cioè senza recarsi da un notaio, o comunque prima che lo redigesse. Maria Strafile fu soltanto un mezzo per entrare nella casa dell'altra donna, altrimenti inaccessibile. Damiano Di Viccaro e sua madre l'attesero nella rampa di scale, a cui solo loro potevano accedere. Entrarono in azione non appena Maria aprì la porta. Damiano la colpì, la strangolò e poi la soffocò, non senza un tentativo di difesa da parte della donna. Fu trucidata, ha detto il PM, perché altrimenti avrebbe riconosciuto gli autori di questo efferato delitto. Grazia Fiore si occupò invece della cognata, decisamente più indifesa in quanto disabile. Un omicidio premeditato, frutto di una capillare progettazione. Furono progettate le modalità del delitto, gli alibi, persino le condotte da assumere nelle ore successive. Per il PM, a carico di Damiano Di Viccaro e di sua madre, ci sono innumerevoli indizi. Per questo ha chiesto per loro la condanna all'ergastolo. Il processo per la morte di Maria Di Viccaro e Maria Strafile sembrava alle battute finali. Avrebbero dovuto parlare gli avvocati. E invece, a sorpresa, il giudice per l'udienza preliminare ha deciso di rinviare le arringhe, nel frattempo di fare un sopralluogo nella palazzina in via Brescia. Il 28 aprile, nel primo pomeriggio, il giudice Angela Schiralli entrerà per la prima volta nella palazzina dove si è consumato il delitto. Lo ha deciso lei stessa, per rendersi conto di persona dei luoghi. Evidentemente la ricostruzione fatta dal PM nella sua requisitoria deve averle generato dei dubbi. Il GUP aveva inizialmente pensato di acquisire la piantina dell'immobile, ma poi ha scelto di andarci di persona. Insieme a lei ci saranno certamente il PM e i difensori degli imputati. Questi ultimi credono che possa scaturirne un punto in loro favore. Impossibile, infatti, dicono, che Maria Strafile non si sia accorta della presenza di Grazia Fiore e Damiano Di Viccaro sulle scale, come sostenuto dal PM. Se qualcuno fosse stato lì, sulla scala, la donna se ne sarebbe accorta e probabilmente avrebbe cominciato a gridare. Verrebbe meno dunque l'effetto sorpresa che è alla base della ricostruzione del PM.
Mirella Conticelli, invece, ritiene che proprio la conformazione di quelle scale dimostri come nessun altro avrebbe potuto sorprendere Maria Strafile, se non appunto gli imputati, gli unici ad avere accesso al secondo piano della palazzina, peraltro da una scala non visibile a chi sale dal portone. E quindi l'ispezione del 28 aprile non potrà che supportare la ricostruzione fatta nel corso della requisitoria. Nell'udienza di martedì scorso, già fissate per il 10 e il 24 maggio, anche le arringhe dei difensori, che comunque sarebbero state rinviate al di là dell'ispezione decisa dal GUP. Uno dei difensori, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, aveva infatti chiesto lo slittamento dell'udienza per impegni istituzionali. Secondo il PM, l'ispezione del giudice potrebbe chiarire qualche dubbio, ma non cambierà il quadro indiziario per i due imputati accusati da un test chiave. Un omicidio premeditato, frutto di una capillare progettazione, dalle modalità del delitto all'alibi e persino le condotte da assumere nelle ore successive. Così ha detto il PM Mirella Conticelli nella sua requisitoria. Una perfetta costruzione, in cui però si insinua una variabile imprevedibile, ovvero la testimonianza della mamma di un'inquilina della palazzina di via Brescia. Facciamo un passo indietro. Il duplice omicidio, secondo quanto emerso dall'autopsia, avviene fra le 7.30 e le 7.40. In quel lasso di tempo, qualcuno stava usando il flex in un sottano al piano terra della palazzina. Secondo la famiglia di Viccaro, si trattava di Damiano, che quindi non può aver ucciso sua zia e la Strafile. E non può essere stato neanche Michele, perché in quel momento era a casa ed era impegnato nella terapia quotidiana per via endovenosa. Un alibi di ferro, se non fosse per una falla che si è aperta grazie ad una svista. Un particolare non concordato, secondo il PM, tra padre e figlio. Il passaggio nel portone alle 8.20 della madre di una delle inquiline del palazzo. Damiano, che a quell'ora non era più in casa, essendosi allontanato da Barletta insieme a un rumeno con cui andava a lavorare in campagna, circostanza confermata dalle riprese di una telecamera di videosorveglianza, anticipa l'ingresso della donna nel portone di 40 minuti, ovvero alle 8.20. Il padre, invece, non ne fa mai menzione nelle sue deposizioni, perché a quell'ora, come detto, doveva trovarsi in casa, impegnato nella flebo quotidiana. Damiano quindi non omette di riferire un fatto che ha visto, ma riferisce un fatto che non ha visto, che gli è stato riferito dal padre. Il problema è che la donna nel sottano ad armeggiare con il flex non ha visto il ragazzo, ma suo padre, e l'orario del suo arrivo è certamente collocabile alle 8.20, come testimoniano anche in questo caso alcune riprese di telecamere di videosorveglianza. Damiano quindi non può averla vista, ma riferisce l'esatto contrario. Per quale ragione, se non per precostituirsi un alibi? Secondo il pubblico ministero, la verità è che nella cantinola che è all'interno del portone c'era Michele Di Viccaro e che l'uso del flex a quell'ora fosse solo un modo per tentare di coprire eventuali rumori provenienti dalla casa della sorella e per segnalare comunque la presenza di un soggetto attivo e all'opera platealmente nello stesso orario in cui avveniva il duplice omicidio, peraltro inconsueto per dei lavori così rumorosi, proprio per precostituire un alibi ad uno dei due assassini. E come detto, secondo il PM, è stato costruito a tavolino anche l'atteggiamento assunto da tutti i familiari nella fase immediatamente successiva al delitto. Comportamenti innaturali, ha detto Mirella Conticelli durante la requisitoria, dettati dalla certezza di poter essere sottoposti ad intercettazioni telefoniche e ambientali. Subito dopo il fatto, la famiglia di Viccaro ha infatti abbandonato per un periodo la propria abitazione. Anche in questo caso c'è la testimonianza chiave di un commerciante della zona, il quale ha dichiarato che alle 17 del 14 marzo, quindi il giorno prima del duplice omicidio, ha visto Michele Di Viccaro e sua moglie che scendevano dalla propria abitazione con una valigia da viaggio di piccole dimensioni che caricavano nel bagagliaio della propria auto. Contestualmente prendevano dall'auto una borsa da viaggio e alcune buste della spesa piene e le portavano a casa. Il commerciante ha riferito anche che mentre eseguivano queste operazioni di carico e scarico, i due coniugi avevano entrambi il cappuccio del giaccone in testa, come a non volersi far riconoscere. E in effetti già il giorno del delitto, l'intera famiglia di Viccaro si è trasferita a casa della mamma di Grazia Fiore, dove è rimasta sino al 10 aprile 2012. Loro su questo si sono giustificati con un'incompatibilità ambientale,
Natale. Sapendo del dissapore di Michele con sua sorella, tutto il vicinato aveva da subito additato la loro famiglia come responsabile del delitto. Per il PM invece lo spostamento, evidentemente programmato già nei giorni precedenti, come testimoniato dal commerciante, rientra assolutamente nel piano. E ad avvalorare ulteriormente questa tesi ci sarebbe il fatto che nelle intercettazioni, immediatamente attivate, non è mai risultata alcun tipo di conversazione su quanto accaduto. Non una missione di responsabilità, ma nemmeno un commento. Niente. Com'è possibile che una famiglia, quando anche estranea ai fatti e in guerra con una delle vittime, non abbia sentito l'esigenza di dire una sola parola su un episodio così grave, peraltro avvenuto a un passo da casa loro? Altra stranezza segnalata dal PM, ma fino ad un certo punto, l'assenza della famiglia di Viccaro ai funerali e il fatto che non abbiano partecipato alle spese funebri della loro parente. Ma come detto, i due fratelli erano apertamente in guerra. Ma il vero punto di forza del quadro accusatorio è il movente, anche se per i legali dei due imputati non è sufficiente a coprire la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Michele Di Viccaro e la sua famiglia, dunque, non partecipano ai funerali, non esprimono alcun sentimento di dolore per la morte della parente, non commentano persino l'accaduto. Questa freddezza nei confronti della defunta cessa però sul fronte patrimoniale. Sempre nella requisitoria, il PM ha infatti sottolineato l'avidità con la quale il fratello della vittima si è adoperato per richiedere informazioni alla Banca San Paolo e ad Intesa San Paolo Vita della posizione finanziaria di Maria e la successiva richiesta di liquidazione. E tutto ciò nonostante consapevole di essere sospettato autore o coautore dell'omicidio della sorella. Tutto questo, secondo Mirella Conticelli, rafforza il movente patrimoniale quale causa scatenante del delitto. Nubile, malata e depressa, Maria viene vissuta come un peso dalla famiglia del fratello e in particolare dalla cognata. Col passare degli anni sta anche diventando pericolosa, mettendo a rischio l'integrità del patrimonio ereditato dal padre. Più volte ha minacciato di fare testamento e di lasciare tutto ad altri. E nel contempo ha avviato un'azione civile per ottenere la divisione del patrimonio ereditato e tuttora indiviso. Gli effetti della divisione sarebbero stati devastanti. Non solo il patrimonio sarebbe risultato dimezzato, ma alla sorella sarebbe dovuto essere erogato, con tanto di interessi, tutto quanto ed indebitamente trattenuto da Michele. Solo due giorni prima, il 13 marzo, erano iniziate le operazioni di stima da parte dei periti del tribunale della consistenza dei beni immobili. Ed è proprio in questo momento che secondo il pubblico ministero si elabora nei minimi particolari il piano omicida. La situazione infatti sta precipitando e la malattia di Michele incalza. Così l'uomo decide insieme alla moglie e all'unico figlio maschio di porre fine al problema ed eliminare fisicamente la sorella nemica, unitamente alla badante, la chiave d'accesso al suo appartamento. Il movente è l'elemento chiave del quadro indiziario su cui si basa la richiesta di condanna all'ergastolo avanzata dal pubblico ministero. L'omicidio è stato commesso fra le 7.30 e le 7.40 e non può quindi che essere stato qualcuno fra i residenti della palazzina di via Brescia. Dalle testimonianze è emerso infatti che nessun condomino ha aperto la porta del palazzo a chi che sia, né nessuno è uscito prima delle 7.30. La prima ad arrivare alle 7.40 è stata, come abbiamo visto, la madre di una delle inquiline, che peraltro diventa testimone chiave per smontare l'alibi di Damiano Di Viccaro. Dunque, se non la famiglia di Michele Di Viccaro, chi poteva volere la morte di Maria Di Viccaro e di Maria Strafile? Non è mai emerso alcun dissapore con gli altri vicini di alcun genere. Questo, unito a tutti gli altri indizi, fanno ritenere con assoluta certezza al PM che la responsabilità sia della famiglia di Viccaro, che peraltro per tale ragione non è degna per legge di succederle patrimonialmente, in quanto l'eredità di Maria rischia di avvantaggiare proprio chi l'ha soppressa. Tutto questo chiaramente è contestato dai legali dei due imputati, secondo i quali continuano a non esserci gravi indizi di colpevolezza, tanto che non è mai stato richiesto l'arresto di Damiano Di Viccaro e di sua madre Grazia Fiore. Come può essere chiesto l'ergastolo per due persone per cui a 4 anni del delitto non è mai neanche stato chiesto l'arresto, si chiedono gli avvocati Tullio Bertolino e Gian Gregorio De Pascalis. Parleranno, come detto, nelle udienze del 10 e del 24 maggio. Dopodiché, a meno di ulteriori colpi di scena, sarà emessa la prima sentenza sul duplice omicidio di Maria Di Viccaro e Maria Strafile. Grazie per averci seguito sinora. L'appuntamento serale, come sempre, è la domenica sera, ma da domani Indago vi terrà compagnia
tutti i pomeriggi alle 15:40. Buonanotte.